Buongiorno, benvenuti al bocciodromo di via Piave 1 Saronno, o meglio ex bocciodromo, in quanto cambia nome, dato che cambia parzialmente la destinazione dell'ambiente. Resterà il gioco delle bocce, come potete vedere ci sono quattro piste scoperte dove è possibile giocare gratuitamente, perlomeno fino al 31 dicembre di quest'anno. Rimangono le attività che si svolgevano già prima, cioè anziani, pensionati che si trovano qua per giocare ad esempio a carte, bere un caffè e fare quattro chiacchiere. All'interno invece è avvenuta la ristrutturazione che vi mostreremo tra poco. Eccoci sui quattro campi scoperti che sono rimasti, quindi ci sarà ancora il gioco delle bocce. Sarebbe bello organizzare aperitivi e cene con il gioco delle bocce prima e il gioco delle bocce dopo. Il gioco delle bocce, come dicevo poco fa, è libero, nel senso che uno viene, si porta le sue bocce o prende in prestito gratuito quelle che ci sono all'interno del bocciodromo e fino al 31 dicembre può giocare gratis. Hanno giocato qui quest'estate, l'estate scorsa, i nostri bambini del campus estivo, divertendosi, perché il gioco delle bocce è bello ed è ludico, soprattutto all'aperto. Questo è lo scivolo dei disabili che è stato rifatto, aveva una pendenza del 12% all'inizio, del 5% qua, 12%, è stato alzato a metà, è stato spezzato il cemento armato all'inizio e alla fine, messa una rete elettrosaldata, legata, alzati i servizi, pozzetti, gettata di cemento, scopa di saggina per fare le rigature, spolvero di quarzo e impermeabilizzazione laterale. Adesso la pendenza è a norma di legge. Adesso andiamo all'interno per vedere com'è cambiato e spiegherò i lavori che sono stati fatti. Siamo adesso nella struttura coperta dell'ex bocciodromo. Qui c'erano quattro piste in gomma con sopra la sabbia e i divisori. Il lavoro che è stato fatto nell'ambito di questo progetto di ristrutturazione è consistito nel rimuovere i divisori, nel togliere la sabbia, era più di un quintale, che è stata aspirata con degli aspirapolveri industriali ma con un lavoro faticoso, nel rompere il massetto di magrone che c'era nei lati laterali, nella parte laterale della pista, e poi posare, dopo aver riempito la parte rotta di magrone e le scanalature dei divisori in legno di gomma, e quindi avere uniformato il pavimento, uno strato di primer, quando si è asciugato un altro strato di primer, due strati di resina intervallati da un paio di giorni, sempre per dare tempo di asciugare, e alla fine una doppia verniciatura, che è il colore attuale che smorza i riflessi della resina PVC. È stata fatta poi l'imbottitura delle reti parabocce che sono rimaste e che verranno utilizzate per dare appunto una caratteristica e anche una separazione fisica tra gli spalti che ci sono dietro e la parte ludico-sportiva. Da completare qua dentro sono rimaste due cose, ci sono delle sagome di polistirolo che vanno a coprire per mettere in sicurezza gli spigoli in cemento armato, verranno coperte con un materiale adatto per rinforzare il polistirolo e evitare che si rompa in caso di urti o pedate. Sopra ci sono delle reti che sono fissate tipo mantovana con degli anelli su dei cavi d'acciaio. La prima rete è fissa e protegge le luci, la seconda è mobile e si tira dall'interno verso l'esterno, come dicevo, come una mantovana, e consente, quando non si gioca al pallone, di vedere dagli spalti l'interno e viceversa. Le luci provengono dalla piscina di Saronno. Questa struttura è gestita dalla Saronno Servizi Sportiva Dilettantistica, che gestisce piscina, campus, pattinaggio e ora questa struttura, e in piscina sono stati montati i LED. Siccome là c'è un uso molto prolungato dell'illuminazione, che va dalla mattina alle 6 quando si fanno le pulizie alla sera all'incirca alle 11, aveva senso portare le luci qua, che funzionano, sono utilizzate meno, e viceversa montare i LED dall'altra parte. Oltre alla sagoma, copri polistirolo di cui parlavo prima, rimane da fare l'insonorizzazione dell'impianto, perché la volta ha un'ottima acustica essendo di legno, sia per la forma che per il materiale che è fonoassorbente, ma purtroppo le due pareti in cemento armato, lato nord e lato sud,
anche se sono isolate termicamente con un cartongesso, verosimilmente, rifrangono il suono e creano delle sonorità che danno fastidio. Verrà fatto un test di tipo acustico, provvederemo all'insonorizzazione e poi verranno montate le casse che faranno da service sia per diciamo altoparlanti quando ci saranno delle manifestazioni, per la diffusione della musica e per la riproduzione della musica dal vivo, perché una delle attività che faremo sarà anche la musica. Quindi diciamo questa parte è completata, è stata utilizzata dal 15 luglio dai bambini del campus, rimangono le tracce, oggi hanno finito l'ultimo giorno, in quanto le porte sono state montate lateralmente, lato nord c'erano i tavolini, le sedie dove giocavano, disegnavano, c'era, è rimasto ancora il ping pong, c'erano strutture per giocare a pallavolo, il calcetto, pallacanestro, disegnare e così via. Quindi questa è la parte completata. Questa è la struttura, o meglio parte della struttura all'aperto, sono circa 800 metri quadri, dove attualmente è montata questa rete con pali per il gioco della pallavolo, che consente di essere smontata. L'area può essere utilizzata per feste, piccoli eventi. C'erano qua, lo ripeto, i bambini del campus che giocavano a jump, pallavolo, pallacanestro. In parte le strutture sono rimaste, verranno portate via lunedì, in parte sono state già smantellate. È attrezzata anche, ho dimenticato di dire, da proiettori, quindi si possono fare le cose anche la sera perché è adeguatamente illuminata. Questa è la sabbia che si trovava sulle piste di bocce coperte all'interno, insieme diciamo allo stato di fondo di gomma, sopra c'era la sabbia che, pur essendo qualche millimetro su una superficie di circa 500 metri quadri, per l'aspirazione con aspirapolvere industriale ha richiesto un paio di giorni di lavoro di due persone. Non l'ho mai pesata, ma penso che sia un quintale di sabbia che verrà messa sulle piste che rimangono all'esterno per rallentare la velocità delle bocce sul tappetino sintetico. Siamo all'interno dell'ex bocciodromo di via Piave 1 Saronno, appena ristrutturato. I lavori interni sono finiti il 15 di luglio, parliamo della pista. La pista si presta, a differenza di quanto era previsto prima, che era monoprodotto per il solo gioco delle bocce, a diverse attività. È diventato un centro polifunzionale. Le attività sono il calcetto, la pallavolo, vedete che le reti adesso sono montate lateralmente, ma verrebbero montate lato nord e sud, si tolgono le reti, si mette le reti da calcio, le reti da pallavolo, si può fare e faremo attività di tipo ginnico con i nostri istruttori laureati ISEF della piscina, attività varie che saranno ginnastica dolce, aerobica, fitness, zumba, attività ludico-sportive per i bambini e i fruitori dell'impianto all'interno e all'esterno, piste di bocce, area verde, bar, ristorante e quant'altro, saranno dal bambino al giovane, all'adulto, all'anziano. Rimarranno, come ho detto prima, e sono qua i giocatori di bocce, ovviamente solo sull'esterno e non più all'interno, e gli utilizzatori dell'impianto, che utilizzano prevalentemente tavoli e sedie per giocare a carte e fare quattro chiacchiere. Altre attività che si faranno qui saranno la diffusione della musica con riproduzione diciamo di tipo meccanico, ma anche dal vivo. Intendiamo fare, insieme all'assessorato alla cultura sport, un calendario di eventi che, quando saremo a regime, prevederà che ogni venerdì noi facciamo una manifestazione di musica dal vivo, possibilmente con musicisti di Saronno e del Saronnese, e poi, se riusciremo, con nomi più di grido. Le musiche saranno di tutti i tipi, purché di buona qualità: jazz, blues, rock, pop, musica popolare e, se sarà il caso, anche se non è la cornice ideale, musica classica. Faremo anche l'attività di ballo, che naturalmente, come ho indicato sul sito, tutte queste attività verranno sviluppate gradualmente. Partiremo dal 15 settembre, giorno in cui faremo l'open day, con dimostrazioni con i nostri istruttori gratuite delle attività principali che facciamo,
come da locandine e manifesti che sono già stati affissi in Saronno, dalle 14.30 di domenica 15 settembre alle 20 di domenica 15 settembre, alle 19 aperitivo jazz per, diciamo, inaugurare e lanciare la struttura. Sul sito della piscina è già stata costruita una sezione dedicata all'ex bociodromo, dove sono date le indicazioni delle attività che faremo, attività tipo sportivo, ricreativo, ludico, e ci sono anche i cosiddette foto del work in progress, cioè dei lavori dalla demolizione di cui ho parlato prima alla ristrutturazione, posa delle reti e quant'altro. Quindi vi invito a frequentare il sito della piscina, dove potrete vedere questa carrellata di fotografie, che è interessante perché fa vedere, uno vede l'opera finita, non può pensare che cosa c'è dietro, e in questa occasione ringrazio chi ha lavorato, perché è grazie al lavoro delle persone, soprattutto se fatto bene, che si fanno progetti interessanti come reputo che sia questo. Io ho finito, vi aspettiamo il 14 settembre alle 11 per l'inaugurazione con le autorità e il 15 settembre alle 14.30 fino alle 22 della sera per le dimostrazioni del nostro Open Day.